Così come Alberto Urso, cantante lirico entrato immediatamente nella scuola, anche Anna Maria Ciccarelli si è esibita per la prima volta nello studio di Amici dopo essere stata notata ai casting che continuamente vengono tenuti dalla produzione. Anna Maria presenta una sua coreografia di danza contemporanea e impressiona compagni e insegnanti. Anche lei, come Alberto Urso, conquista il banco dopo la conferma di valutazione dei 6 professori. Tutti gli insegnanti decidono di concedere alla ballerina il banco immediato. Così si forma la classe di Amici 18 con 14 banchi assegnati. Conquista la Celentano. Oggi, nella nuova puntata di Amici 18, ci sarà la formazione della classe. Le anticipazioni ci svelano però che i banchi assegnati non saranno 12 bensì 14. Ricordiamo, infatti, che la puntata di oggi è stata registrata ieri pomeriggio e, appunto, ha visto una grossa sorpresa, l'ingresso diretto di 2 allievi voluti dalla commissione. Il primo è un cantante, Alberto Urso, la seconda è invece una ballerina. Lei si chiama Anna Maria Ciccarelli e, come ci svelano le anticipazioni del vicolo del News, si tratta di una ballerina moderna ma con forti basi classiche. Al momento non sappiamo molto sulla ballerina che impareremo a conoscere giorno dopo giorno durante il suo percorso nella scuola più spiata d'Italia. Anna Maria verrà proposta per il banco diretto che conquisterà attraverso un'esibizione che convincerà tutti, anche la maestra Alessandra Celentano. Anna Maria Ciccarelli nella squadra di Giordana. Anna Maria Ciccarelli è quindi la 14ª allieva di Amici 18. La ballerina è riuscita a conquistare anche la maestra Celentano che, come ben noto, è da sempre un osso molto duro per i ballerini. Subito dopo la sua ammissione nella scuola, arriva anche la divisione in squadre che vengono capitanate da Giordana, Angie e Tish. La squadra di Giordana è composta da lei e Daniel, Alessandro, Giusy, Mameli, Marco e Anna Maria. La squadra di Tish è composta da lei e Arianna, Miguel, Gefeo, Mogli, Alberto e Giacomo Eva. Anna Maria Ciccarelli finisce quindi nella squadra di Giordana, pronta per la sua prima sfida. Come se la caverà? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.